È passato un secolo. Era l'8 agosto 1916 quando le truppe italiane entrarono a Gorizia riconquistando la città. La breccia per la presa del capoluogo isontino è opera di uno sparuto manipolo di soldati agli ordini del sottotenente Aurelio Baruzzi. Viene aperto il varco alle forze del generale Cadorna. Un evento storico che pesa nel suo significato di libertà e pace in un momento molto complicato. Il centenario della presa di Gorizia è stato celebrato con una cerimonia in Piazza Vittoria. Parate militari, gonfaloni, la discesa sulla piazza dei paracadutisti della Folgore. Ad assistere allo spettacolo il presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. E sono quei valori di determinazione, di coraggio che spingono ancora oggi non solo questa città, il nostro paese, ma se volete anche con uno sguardo più in là all'Europa, proprio a tenere saldi quei valori, perché sono quanto mai importanti oggi. Lo ha ricordato anche il sottosegretario Rossi, è un momento complicato, difficile, le grandi sfide e anche le grandi paure che vengono dettate dal terrorismo possono essere superate soltanto col coraggio e con la determinazione che hanno reso grande Gorizia, che l'hanno resa italiana e che oggi noi abbiamo ricordato. Infortunato ma presente il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi in rappresentanza del governo. Credo che non possiamo dimenticare le lezioni che la nostra memoria storica ci dà di positivo. Da Gorizia non possiamo non richiamare i valori fondanti della Prima Guerra Mondiale, cioè l'unità nazionale, la solidarietà, lo senso di sacrificio, lo spirito del dovere, così come dalla resistenza in particolare dobbiamo trarre quegli spunti che sono di democrazia, di pace, di libertà. Ebbene, tutti questi sono valori che sono sicuramente i valori di riferimento per poter combattere il terrorismo, per poter dire che questi sono valori che non temono il confronto, non possono avere confronto, ma soprattutto sono i valori dati in eredità ai giovani. I giovani li devono difendere nel quotidiano, li devono portare avanti anche per contribuire alla ricostruzione morale di questo paese. Il sindaco isontino Ettore Romoli ha srotolato il tricolore per l'alzabandiera in un cielo azzurro all'infinito.